Bentrovati amici di Tech Different con il nostro classico podcast del weekend, dove vi suggeriamo alcune delle notizie che abbiamo pubblicato nella settimana appena trascorsa sul nostro sito ma anche sul nostro canale YouTube. Questa settimana abbiamo fatto molte recensioni, partiamo subito con la recensione della powerbank AUK da 5000 mAh a forma di rossetto, che si è rivelata davvero molto bella anche esteticamente. Poi passiamo alle auricolari sportive Bluetooth AUK. Sono due auricolari che AUK gentilmente ci ha inviato in test, rapporto qualità prezzo davvero eccellente, e vi consiglio appunto di guardare la nostra recensione per poi magari valutarne l'acquisto, anche perché costano davvero poco. Poi abbiamo recensito il TV 65 pollici Panasonic Viera, un TV davvero eccellente con ovviamente display 4K e anche 3D, la possibilità di vedere anche il 3D. Connessione Wi-Fi, un display curvo, display LED curvo davvero eccezionale. Supporta anche i comandi vocali. Poi abbiamo fatto la recensione di LG K10, un dispositivo di fascia medio-bassa che però ha delle caratteristiche davvero interessanti, anche il prezzo è davvero molto interessante. Infine concludiamo con le recensioni con Xperia Z5 Premium, l'ho lasciato per ultimo perché questo è un dispositivo top di gamma, davvero eccezionale per quanto riguarda sia la dotazione hardware che software e anche per quanto riguarda il design, eccezionale davvero, con una scocca completamente in metallo e addirittura dietro è a specchio. Per tutte le caratteristiche, le specifiche, ovviamente vi rimando al nostro articolo dedicato, nonché al video. Poi continuiamo con l'articolo su Skin Track. In pratica si trasforma la pelle della mano e del braccio in un controller touch sfruttando la conduttività del corpo umano. Questo è un nuovo dispositivo che abbiamo notato online e vi abbiamo appunto descritto le sue capacità, le sue caratteristiche anche tramite il nostro articolo, e vi invitiamo dunque a scoprirlo con noi. Poi abbiamo dato la notizia che era già nell'aria, comunque WhatsApp su PC Mac a breve, quindi a breve avremo finalmente anche client sui nostri PC desktop molti di noi e molti di voi anche non vedevano l'ora di questa applicazione dedicata ai PC desktop e notebook ovviamente. Infine voglio parlarvi della nostra prova del Remote Play su PlayStation 4. Remote Play su PlayStation 4 che permette, tramite una semplicissima configurazione sulla PlayStation 4 e scaricando l'applicazione dedicata per Windows o Mac, di poter giocare ai giochi PlayStation 4 senza avere fisicamente la console nello stesso raggio d'azione del Wi-Fi. Ad esempio, se magari siamo in vacanza o in giro per lavoro, possiamo portarci dietro il nostro notebook tranquillamente, dobbiamo per forza portarci dietro anche il joypad PlayStation 4 e possiamo appunto giocare ai nostri giochi che abbiamo scaricato oppure lasciato inserito il CD del gioco nella console a casa, logicamente. Quindi vi invito a scoprire la nostra guida e il nostro video. Bene, per questa settimana è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, un saluto e alla prossima. Ciao!